chiarimenti di tipo tecnico amministrativo. Dopodiché, se la valutazione va a buon fine, ci proporrà l'accordo di finanziamento, il contratto che appunto noi firmiamo. L'implementazione prevede quindi la realizzazione del progetto, la definizione di un piano di lavoro, un calendario delle attività, dei rapporti di monitoraggio, e queste sono attività realizzate dall'ente realizzatore, implementatore, che deciderà circa possibili estensioni di progetto, la richiesta, perché abbiamo detto prima che dovranno essere autorizzate, e la decisione di eventuali riorientamenti. Il monitoraggio serve proprio a questo, no? Cioè ad analizzare quello che è lo stato dell'arte e a capire se il progetto, che è uno strumento, non è il fine, deve essere in qualche modo riorientato. Valutazione. Qui, come vedete, le stesse tipi di attività e di decisioni sono sia in blu sia in rosa, cioè sia la Commissione europea può decidere di valutare dei progetti, ma sia lo stesso ente può prevedere fin dalla fase di formulazione un'attività di valutazione o di audit proprio. E imputare i costi allo stesso progetto. Adesso si parla molto di accountability, di trasparenza, e quindi la Commissione europea prevede la possibilità di imputare allo stesso progetto queste voci di budget. Tutto questo ci dovrebbe assicurare dei progetti coerenti, fattibili e sostenibili. Coerenti, quindi, coerenti rispetto al documento di programmazione al quale noi facciamo riferimento, al cui obiettivo vogliamo raggiungere, coerenti anche però con i bisogni sui quali vogliamo intervenire, fattibili, con obiettivi raggiungibili e misurabili, poi capiremo come, e fornendo elementi in cui appunto già in questa fase noi individuiamo i possibili rischi o condizioni o elementi che possono influire sull'andamento del progetto. Sostenibili, lo abbiamo visto prima, cioè che il progetto comunque, i benefici che scaturiscono dal progetto non terminano con la conclusione dell'iniziativa, ma in qualche modo vanno avanti e sarà a noi capire in che modo possono andare avanti. Di solito questo è quel paragrafo che ci viene richiesto nelle application, nei formulari che dobbiamo presentare all'ISI, dove non si sa mai cosa scrivere, sta verso la fine, sostenibilità. E quindi lì si ripete, no? Generalmente, durante il periodo di implementazione della proposta si cercheranno di individuare dei nuovi finanziamenti internazionali, attiviamo le istituzioni presenti sul territorio. In realtà, come dire, quello andrebbe sviscerato molto bene, proprio lavorando con gli stakeholders, se vi ricordate, non solo nella fase di implementazione, ma proprio di costruzione del progetto. Questo ciclo del progetto, quindi abbiamo detto, presuppone la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, utilizza l'approccio del quadro logico, richiede la redazione di documenti standard che permettono poi ai vari attori coinvolti in ogni fase di poter prendere delle decisioni e include criteri chiave di valutazione di qualità. Cioè, in tutte le fasi, la Commissione europea, all'interno di questo manuale, prevede tre criteri in base ai quali i progetti dovranno essere valutati. Pertinenza: il progetto soddisfa i bisogni prioritari identificati. Un progetto è fattibile, cioè è come dire, l'obiettivo è raggiungibile, effettivamente raggiungibile, e può assicurare dei benefici sostenibili ai destinatari finali. Efficace e ben gestito. Questa è una sintesi della tabella di qualità utilizzata dall'ISI. Se vi andate a vedere il manuale del Project Cycle Management del 2004 e magari segnatevelo tra la bibliografia, questa pagina all'interno delle varie fasi di valutazione dell'ISI, per esempio della proposta, vedrete che è declinata ogni punto, sono tipo tre pagine. Per ciascun criterio, degli elementi che l'ISI prende in considerazione per la valutazione, per esempio, della proposta. Dopodiché,
Detto questo, in alcuni bandi generalmente sono invece indicati, non so se avete visto, c'è il punteggio che a ogni voce viene riconosciuta. Ecco, leggetevelo, studiatelo e poi affiancatelo però a questo documento disponibile in cui vedrete poi bene bene cosa significa rilevanza, quali sono le domande che il valutatore si pone e così via. Non sono nella fase di valutazione della proposta. Questo tipo di matrice di qualità viene utilizzata anche durante la fase di implementazione, cioè il monitoraggio realizzato dalla Commissione europea considera questi criteri, sviluppandoli in questo modo. Ve lo faccio vedere solo graficamente. Quindi all'interno di questo ciclo del progetto, dove si sa chiaramente chi fa che cosa e quali documenti produrre, tutto si basa sull'utilizzo di questa matrice che si chiama quadro logico. Su questa però, visto che merita un'attenzione particolare, perché a prescindere se il bando richiede di allegare o meno la matrice di progetto, una volta che voi avete compilato la matrice del progetto, siete in grado di scrivere il testo narrativo della vostra iniziativa in modo che risulti coerente. Tutti gli elementi da inserire sono a cascata qui. Vi vengono chiesti degli indicatori di tipo quantitativo per capire se un obiettivo è percorribile, se un risultato è raggiungibile. Ecco perché noi ci vorremmo concentrare, vorremmo che voi usciste da qui sapendo che è un quadro logico e come iniziare a lavorarci. Allora, ciclo logico, le cinque fasi. Nella prima che cosa si fa? Adesso lo vediamo un po' più in dettaglio. C'è chi scrive dopo aver studiato e c'è chi studia. Cioè la Commissione europea studia quelli che sono i bisogni del paese in cui vuole intervenire, i bisogni dell'Europa, e inizia a come dire, programmare. Ci sono dei documenti citati in ciascun bando che voi dovrete leggere. Cioè, quando nel bando c'è tutta quella parte introduttiva in cui dice, visto la strategia Europa 2020, visti i consigli, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa all'Italia, bla 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 bla, abbiamo deciso di lanciare questo bando. Ecco, quei documenti vanno studiati molto attentamente. Quindi il nostro ruolo in questa fase è quello in primis di, come dire, documentarci. Così è più semplice. La prima fase, noi non siamo attori, se non, come dire, passivi. Noi recepiamo delle indicazioni che arrivano dal donatore. Studiare. Seconda fase. Adesso iniziamo a lavorare insieme, quindi ci svegliamo. La seconda fase è quella dell'identificazione, cioè identifico delle idee progettuali, che siano però coerenti. Coerenti con che cosa? Con che cosa coerenti? Con la programmazione e con? E col territorio. Ok? Non lo dimentichiamo questa cosa, è fondamentale, altrimenti faremo i burocrati alla Commissione europea, i bisogni sono fondamentali. E quindi cosa deve contenere uno studio di fattibilità? Perché alcune volte si dice, va bene, ma sai che c'è questo bando aperto, ma noi ci proviamo, vediamo un attimo. E in realtà bisogna essere molto seri, anche perché uno studio ben condotto, uno richiede tempo, due richiede energie. Tempo e energie che verranno richieste anche nella fase successiva, trasformare lo studio di fattibilità in proposta. Quindi lo studio di fattibilità ci permette di dire, ok, investo su questa cosa, ci lavoro, oppure di avere quell'onestà intellettuale che mi fa dire no, non si può fare, i bisogni non si inventano, e ti cito. Nello studio di fattibilità io che cosa faccio? Analisi del quadro normativo italiano, se come dire, il paese target è l'Italia, o anche degli altri paesi, nel caso in cui, come molti progetti della Commissione europea richiedono, ci debbano essere appunto dei partner. Quindi conoscere bene il contesto nel quale mi vado a muovere. Capite bene che è fondamentale coinvolgere gli stakeholders, perché altrimenti si vede che il progetto è scritto a tavolino. Cioè io vado su internet e faccio una bella ricerca sulla Francia. È diverso se ho un partner francese col quale mi siedo e pianifico un progetto in base alla sua esperienza.
analisi degli stakeholders, che è fondamentale perché è un elemento comunque di valutazione e un elemento di successo del progetto, l'analisi dei problemi, analisi di altre iniziative intraprese e delle lezioni, come dire, risultato di esperienze precedenti, analisi degli obiettivi e delle strategie, analisi delle risorse e dei parametri di costo, analisi dell'attività di gestione di progetto, coordinamento e finanziamento e della sostenibilità finanziaria. Tutto questo è chiaro che ci viene chiesto di... scusatemi. Produrlo in un documento, però noi cercheremo di realizzarlo lavorando su quella matrice che vi facevo vedere prima, che si chiama quadro logico. Una volta che abbiamo pensato che effettivamente noi abbiamo le competenze, le conoscenze, la volontà per poter lavorare su quel progetto, andiamo alla fase successiva, che è quella appunto della formulazione. Vai. Sull'analisi degli stakeholder, possono essere soggetti sia pubblici che privati? Dipende dai bandi. Dipende dai bandi. Stakeholder significa portatore di interessi. Quindi per questo, nel senso. Generalmente sì, può essere il privato, può essere l'associazione, può essere l'istituzione. In alcuni casi ci sono alcuni bandi per i no state actors, per esempio, dove gli stakeholders e quindi i partners che tu coinvolgi sono dei soggetti, non sono istituzioni, possono essere associazioni, camere di commercio, anche questi soggetti un po'... Dipende. L'anno scorso, bando cultura, ti rispondo sulle camere di commercio, sì. Bando cultura, noi appunto scrivemmo all'AIC proprio per chiedere se era, era possibile coinvolgere tra i partner e la camera di commercio, e ci dissero no. Perché? Perché la mission della camera di commercio non è orientata a un'attività prettamente culturale, e invece era chiaro dai requisiti che venivano richiesti per partecipare al progetto dell'AIC applicant e dei partners che la mission dovesse essere quella appunto della cultura, e questo valeva per la fondazione culturale, valeva per l'università, per le scuole, per la camera di commercio un po' meno, e quindi ci suggerirono di metterla tra gli enti affiliati, come gli associati, ecco. Ora quindi noi ci troveremo che abbiamo analizzato il territorio, ci siamo studiati la normativa, eccetera, però effettivamente, come dire, i bisogni territoriali, non so, la strategia è lotta alla povertà. Io analizzo il territorio e vedo che effettivamente, insomma, non so, posso individuare un progetto focalizzato sulle scuole, è un modo per la lotta alla povertà. Uno sull'immigrazione è un altro modo. Cioè non è facile definire quella che è la strategia di intervento. E quindi ci sono degli strumenti. Uno di questi è la SWOT analisi. È uno strumento di pianificazione strategica di un progetto o di un programma. Ha origini in economia aziendale, c'era qualcuno che ha studiato economia e commercio, mi ricordo, quindi ci confermi che nasce in questo modo. È l'acronimo di quattro parole inglesi: forze, debolezze, opportunità e minacce. Questa è la matrice. Cambiamo un po' voce. Allora, mentre Amanda parlava, io qui ho scritto delle cose, perché Amanda, non so se avete usa gli acronimi in inglese, quindi iniziamo anche a entrare, perché l'Unione Europea, come dire, ha anche questo, cioè ha un linguaggio molto codificato e di cui non esistono le traduzioni spesso e volentieri. Vi faccio un esempio: il manuale di cui Amanda parlava lo trovate su europa.eu, Europaid, oppure andate su Google, mettete manuale PCM 2004, lo troverete in due lingue. È un manuale di 158 pagine che è o in inglese o in francese. Non esistono le traduzioni perché la gran parte delle call for proposal, cioè delle chiamate e dei bandi,
è chiaramente in inglese e gran parte della terminologia usata è una terminologia che per default non viene più tradotta, quindi per scontato. Quindi così, solo per chi lo dice, EC è European Commission, ok? NCA, non state actors, noi parleremo molto di non state actors in queste tre giornate, no? Ci sono i bandi proprio su Europaid e non state actors, il PCM, vabbè oramai lo conoscete benissimo, Project Cycle Management, esiste il ciclo di vita del progetto in italiano, però la terminologia diciamo di settore quando lo nominerà in inglese, PCM, quindi qualunque cosa vi venga il dubbio chiedete, insomma bloccateci e cerchiamo quindi di andare avanti. Allora la mia idea, la nostra idea era quella adesso di come dire, di sperimentare questo strumento. Lo conoscete? Qualcuno ha già usato questo tipo di strumento? Chi dice sì? No? No? Comunque non in maniera così. Allora perché lo vogliamo fare? Perché è chiaramente nella fase di identificazione che Amanda appunto vi ha spiegato, ricordatevi sempre che siamo nell'ambito di un cerchio, il cycle management è un cerchio, quindi nella fase di identificazione siamo in questo punto, qual è la cosa importante? La cosa importante è riuscire a focalizzarci sull'obiettivo, cioè che cosa noi vogliamo e possiamo fare. E in realtà uno degli strumenti mutuati diciamo dall'economia aziendale, perché questo è uno strumento di tipo molto aziendale, è la SWOT, non è l'unica, poi dopo faremo anche, useremo anche un altro strumento, però l'idea come dire, è quella di focalizzarsi su due ambiti, le prime due colonne, i punti di forza e i punti di debolezza, riguardano come dire, l'aspetto interno, cioè riguardano la condizione di partenza del singolo, e dove dico singolo posso dire associazione, piuttosto che ERID, piuttosto che sinergia, piuttosto che territorio, piuttosto che municipio, no? Nel tuo caso sei... Ok, mentre i punti di forza e i punti di debolezza, mentre le weakness, le opportunità e le minacce sono un po' come dire, sono le colonne che vengono dall'esterno, quindi che non riguardano una dimensione mia, ma riguardano quello che c'è fuori di me. E che, come diceva Amanda, va assolutamente tenuto in considerazione, anche perché io posso avere delle idee bellissime, posso pensare di avere una situazione di grande forza, ma magari ho una situazione esterna in cui è chiaro che i rischi superano le opportunità. Allora, quella che vi abbiamo portato oggi è una SWOT che è stata, come dire, organizzata nell'ambito di un laboratorio di formazione che era orientato ad una tecnica che si chiama GOP, che è una tecnica Goal Oriented Project Planning, cioè pianificazione dei progetti orientata al goal, cioè all'obiettivo, no? Quindi io mi devo in qualche modo concentrare sull'obiettivo. E questa tecnica è stata, diciamo, questo era un percorso orientato quindi ad un gruppo di ragazzi e di operatori che gestivano un centro sociale, un centro giovanile, scusate, quindi finanziato da una legge 285, legge sull'infanzia, non so se qualcuno conosce dell'esistenza di questi fondi, però era una legge molto foriera di fondi, adesso un po' meno col patto di stabilità, però una legge che ha finanziato diciamo i tre quarti dell'infanzia in Italia era questa, la 285. E quindi questo centro giovanile che si chiama BIT, Batti il tuo tempo, gli operatori di questo centro giovanile sono stati proprio avviati ad un percorso di progettazione partecipata
orientata all'obiettivo. E che cosa è stato fatto? Vedete che ci sono dei numeretti vicino, no? In realtà quello che è stato fatto in questo percorso formativo è stato quello proprio di dare l'opportunità a ciascuno di quelli che erano appunto gli stakeholder, a ciascuno di quelli che erano i soggetti che in qualche modo entravano in gioco nella gestione di quel centro, vuoi perché erano operatori, vuoi perché si occupavano del sito internet, vuoi perché erano i ragazzi stessi, di fornire la propria concezione di punti di forza, punti di debolezza, ma soprattutto la propria percezione delle opportunità e dei rischi che venivano dall'esterno. E poi il lavoro appunto partecipativo è stato quello proprio di come dire, unire le varie SWOT, dando a ciascuno degli item che veniva fuori un numero di gradimento, tra virgolette, nel senso che l'equipe, come vedete, era considerata da ben 6 operatori il principale punto di forza di tutto il percorso, quindi lavorare in equipe ed avere l'opportunità quindi di poter avere più risorse professionali all'interno di un gruppo di lavoro. Ora, l'abbiamo portata semplicemente appunto per farvela vedere. L'idea nostra adesso è quella di che voi facciate un'esercitazione. Diciamo che ci diamo, i tempi questa mattina si sono un po', come dire, sono diversi, dilatati e sono un po', è praticamente mezzogiorno. Io non so come, Anna, qui i tempi, cos'era l'una come momento di... Che siamo abbastanza. No, dico per la pausa. No, per. Ok, perché. Vabbè, per fare in modo di arrivare insomma alla pausa. No, allora l'idea era di costruire. Cos'è che abbiamo fatto? Chiaramente noi siamo partiti da un punto di vista, diciamo, abbastanza debole, nel senso che non conoscevamo la vostra condizione di partenza. E quindi l'idea è quella di farvi lavorare per gruppi, perché siete un bel po', ci dividiamo per gruppi e elaboriamo una SWOT, così come ve l'abbiamo fatta vedere, quindi con 4 colonne, una matrice semplicissima, dove però la traccia, tra virgolette, l'obiettivo, perché qual è il tema della SWOT, come tutti gli strumenti, è utile se abbiamo chiaro l'obiettivo per cui la stiamo facendo, perché altrimenti è uno strumento che, come tutti gli strumenti, lascia il tempo che trova. Lo vedremo anche poi nella stessa logical framework, che appunto, essendo strumenti, deve essere chiara la premessa e con cui il motivo per cui lo stiamo usando. Quindi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, vista anche la situazione generale in cui ci troviamo un po' tutti, di farvi lavorare chiaramente sul territorio. Quindi il nostro obiettivo, il vostro obiettivo, immaginate di essere in un tavolo di concertazione insieme al ministro Barca, che non è più ministro, però insomma al ministro della coesione sociale, siamo tutti quanti chiamati a contribuire alla creazione di posti di lavoro in un territorio, abbiamo detto la Downia, abbiamo pensato al territorio anche perché non sapevamo voi da dove proveniste, quindi abbiamo scelto comunque questo territorio. Voi dovete, a partire da quello che voi chiaramente pensate e dalla vostra anche percezione del fenomeno, elaborare una SWOT il cui obiettivo è come contribuire, come si fa a contribuire alla creazione di posti di lavoro in questo territorio. L'idea è che vi dividiate in gruppi, siete circa 18, prima stavo contando, quindi insomma possiamo fare anche 4 gruppi, in maniera che l'idea è quella che io vi inviterei a fare gruppi in cui non vi scegliate perché vi conoscete già, visto che ho visto che già ci sono delle conoscenze pregresse, insomma cerchiamo di... E anche dei fogli bianchi, perché lavoriamo in gruppo, no, nel senso che poi ognuno sul proprio quaderno. Ok, non alla lavagna, no. Va bene, mettiamo là, ci sono anche i cartoncini quelli lì, eh.
Il tempo non è tantissimo, però insomma cerchiamo di finire almeno entro... Ah, eccoli, no, siamo pieni. Esattamente, è questo qua. Salvatelo. Questa è la Bibbia. E auguri. Questa è la Bibbia, sì. Ed è del 2004. Sarebbe la versione di questo qua aggiornato, infatti. Sì, perché questo era quello lì del 2001. In realtà ne fa... Voi se lo date? No, però sostanzialmente Grazie.
farlo qui? Vabbè, allora, tra i punti di forza abbiamo individuato chiaramente il tessuto agricolo, quindi l'agricoltura, e menzionando soprattutto le masserie didattiche e aziende agricole e agriturismi. Masserie didattiche tra parentesi. Posso proseguire? Perfetto. Percorsi storici, storico-culturali e itinerari naturalistici. Mi sto dando il tempo di scrivere, Vincenzo, stai un po' tranquillo, che siamo in diretta streaming, ti vede la gente. Poi tradizioni e turismo. Sì, le tradizioni, anzi forse l'abbiamo scritta meglio dopo, sì, come mappatura di antichi mestieri e saperi. Ti piace? Propensione alla sostenibilità e al benessere. Cioè, secondo noi, nelle caratteristiche di questa popolazione, una propensione alla sostenibilità e al benessere. Lei, che è di Roma, non lo sa, ma questa popolazione è molto portata al benessere. Esatto. Poi a livello di mercato una concorrenza debole, quindi non c'è molta competitività per determinati settori, non sapevamo bene come esprimerla. Scusa, stai parlando sempre dei punti di forza? Sì, mercato locale, mercato interno. Poca concorrenza. Quindi poca concorrenza, quindi poca potrebbe attecchire più facilmente. Quindi poca concorrenza, potremmo dire che ci sono pochi operatori, tra virgolette, dello sviluppo, visto che stiamo parlando di... Sì, quello vuol dire. Sì. Come sto chiedendo. Sì, mi piace. Il punto di forza è il fatto che ci sono pochi operatori dello sviluppo. Sì. Quindi è un mercato tutto vero. Sì. Esatto, mercato vero. Beh, come punti di forza abbiamo finito. Vado ai punti di debolezza? Sì. Ok. Allora, comunicazione inefficiente. Scusa? Comunicazione inefficiente tra gli enti locali e tra gli enti locali e la popolazione. Assenza di associazioni per la promozione del territorio. Debolezza del settore industriale. Debolezza dei collegamenti stradali. Bravo. Perdita di capitale umano. Cioè tutte le persone laureate che sono andate via. Pregresso. Eh sì, pregresso, spreco di risorse. Pregresso, spreco di risorse comunitarie. Cioè fino ad ora quello che è stato fatto è stato un po'... è rimasto poco, ecco. Criminalità. Intendi delle SI dell'Unione Europea? Sì, e anche quelle nazionali. Quindi spreco di risorse, diciamo, finanziarie. Sì. A livello politico. Ok, va bene, no, quindi va bene le risorse. Ok. Arretratezza culturale e criminalità. Non è un valore, eh?
propenso al benessere. La cultura non è benessere. C'è una distinzione tra il benessere e la cultura. Allora, scusami, la decretezza culturale e criminalità. Quello è il benessere di alcuni. Oh, la popolazione è variegata. Alcuni hanno un benessere sociale, benessere altri hanno una retratezza fisico, si dividono. Poi opportunità, quindi quelle provenienti dall'esterno, regione obiettivo convergenza. Esatto. Rivalutazione turistica della Puglia. Della Puglia in generale, che la Daunia potrebbe sfruttare. Siamo secondi nella Lonely Planet adesso, come posti da visitare al mondo, la Puglia, e nei top 10 del National Geographic. La positività derivante dalla Puglia Film Commission, che sta facendo un determinato tipo di lavoro. Poi il trend nazionale, internazionale, biologico del chilometro zero, che qui potrebbe sfruttarsi, potrebbe essere sfruttato meglio. Desiderio di riscatto socioculturale, c'è molta vivacità. Sì, vediamo al socialismo. Sì. Costo del lavoro basso rispetto ad altri territori nazionali, perché europei forse non più, visto che c'è tutto l'est Europa che costa molto, ma molto di meno. E opportunità derivanti dal web, possibilità diciamo di creare un prodotto qui e venderlo questa volta in tutto il mondo. Quindi possiamo dire le nuove tecnologie in senso lato, no? Minacce e rischi. Crisi finanziaria. Crisi, tanto immagino. Sì. Instabilità del governo. Locale o se no? No, nazionale. Instabilità politica, sì. No, locale non so come va la giunta qua. Come va? Io non sono di Foggia. No, non sono di Foggia. Scarsi collegamenti aeroportuali, perché non c'è l'aeroporto qui. C'è ma non è. Vabbè, tutta l'infrastruttura è carente, tutta. Strade, autostrade, aeroporti, porti. Posizione geografica. Il fatto che siamo sud, mezzogiorno, Daunia. Pensavo che dici il down. È una minaccia la posizione. Sì, perché l'esempio è stato questo: tu vai al nord per sviluppare un'idea, ma è molto difficile che uno da Milano venga qui per sviluppare un'idea. Cioè non è che lo scelgono il sud come posto, non è scelto, cioè non c'è un'immigrazione al contrario. C'è un'immigrazione di tutti quelli che... Ma non è per una posizione geografica, è per una serie di circostanze. Sud, mezzogiorno, era intesa come questo. Non sud come sud. Se invece parliamo come collegamento con gli altri paesi, E poi scarsa attenzione dei media. Ci arriva dal sud, noi abbiamo dall'Africa che è un barcone, quindi ci viene la gente. È scarsa attenzione dei media. Sto facendo una fotografia di ognuno, come dire, ha il proprio obiettivo, per usare una metafora. Continua. Scarsa attenzione dei media, e ho finito. Allora, un altro portavoce. Io ingegnere? Vabbè, ma per carità, volevo proporre le nuove leve. Prima che cominci, volevo dire una cosa. Luna non
percorso di pianificazione partecipato come questo, in cui si decide di usare uno strumento, il compito del moderatore, chiamiamolo così, è quello di raccogliere gli input ed arrivare a intanto elencarli. È chiaro che nel caso in cui gli input siano uguali, io qui inizio a fare il famoso esercizio, no, dei numeretti, nel senso che se Donatello, come portavoce del gruppo, riporterà tutta una serie di item simili a quelli che ha riportato Francesco. Qui si farà un lavoro appunto di diciamo sommatoria. Procedo, grazie. Allora, nella colonna delle interne, quindi forze interne, abbiamo messo l'agricoltura. Quindi come vedete, a questo punto qualcosa che un ulteriore punto di forza, secondo la nostra valutazione, il turismo. Per questo territorio, il turismo anche. Qui c'è anche il turismo religioso da allargare, sì. E poi il turismo anche, diciamo, quello del mare, insomma, perché se guardate quello religioso non è da trascurare, ma anche da considerare. Sì, quindi bisogna specificare al mondo, non è un santo solo per la Trinità. Sì, noi qui abbiamo messo come chiave di lettura il turismo inteso in generale, quindi turismo religioso. Non solo, anche quello stagionale. Diciamo che noi in questa fase utilizzeremo il macro item turismo, però è chiaro che sì, anche comunque considerando anche le spiagge del Gargano e via dicendo, che insomma, certo. Vai, vado. Ok, grazie. L'energia sostenibile intesa come il fotovoltaico e anche l'eolico, che ha preso piede. Eolico. A Foggia proprio no. Vabbè, quello c'è tutta un'indagine in corso, comunque il parco eolico. Vabbè, il parco eolico dove andava fatto, dove non andava fatto. Ok, gli appalti truccati, le pressioni fatte dai sindaci. Comunque. Quindi questo è un punto di forza per quanto riguarda il territorio della Damia, insomma, così. Il polo universitario. Che anche abbiamo considerato come un eventuale Foggia, che abbiamo visto l'azienda ospedaliera, quindi anche come polo universitario, gli ospedali riuniti, abbiamo visto le nuove, a livello logistico, il nuovo ospedale, il nuovo polo biomedico, ecco, inaugurato da poco, nel corrente anno accademico. Ok, e poi passeremo alle debolezze. Debolezze, il famoso aeroporto di Foggia che non decolla. Chiaramente qui noi abbiamo usato collegamenti, però l'aeroporto è stato anche individuato da loro come una minaccia, quindi in ogni caso ritorna in tutti e due i casi. In questo caso noi possiamo metterlo su tutti e due, perché comunque stiamo parlando dello stesso item che è stato visto da un gruppo come una minaccia, da un altro gruppo come un punto di debolezza. Si possono mettere, se si fa il quadrato come abbiamo fatto noi e loro, possono mettere anche al centro, no? Da alcuni. Sì, ci sono varie tecniche, si possono mettere al centro, si possono fare delle interazioni in cui, insomma, fare dei diagrammi di vicinanza, insomma, anche a seconda dell'entità dei problemi, però insomma in questa fase. No, si va la parola, secondo me. Poi un'altra debolezza è la scarsa coesione sociale, vista principalmente alla città, ecco, non parliamo adesso in generale sul Appennino perché non abbiamo la conoscenza diretta, ma ci siamo consultati su quello che può essere la coesione sociale in questa città, Foggia, per noi che ci viviamo, insomma. Ma come definiresti la coesione sociale? Sai che l'Unione Europea su questo è, domani lo vedremo, comunque il fondo di coesione sociale è il fondo formalmente più ricco del nuovo bilancio. Come la definisci? L'opportunità. Come l'avete individuata? Come l'avete definita all'interno del gruppo?
come forza tra gli individui di una comunità, quindi i partecipanti di una comunità. Quindi anche come percezione di appartenenza alla comunità, comunità, il fatto di non sentirsi parte, sì, c'è anche la solidarietà, solidarietà, scarsa solidarietà, sì. Oppure scarsa identità, perché che un docente anche della professoressa Fanizza partecipai a un seminario in cui prese parte l'identità del foggiano, che è poco sentito in questa città, perché magari è suddivisa in borgate, è suddivisa in quartiere, quindi non c'è anche la stessa conformazione, diciamo, urbanistica, potrebbe portare anche sì. Questa sì, assolutamente, sì, sì. È stata presa sì. Dagli alleati, sì, sì. Sono stati tutti ricostruiti, sì. Quindi perché sì, sì. E infatti in questo si parla, c'erano obiettivi strategici, no, era il nodo ferroviario, però era finito. Letteratura sul perché siano state occupate da campo basso, se la casa al sole. E poi la ridotta viabilità come ricostruzione. Che poi c'è stato fatto il piano Marshall, che è stato un credito per la ricostruzione. Sì. Procediamo. Ah, prego. Sì. È un'ulteriore debolezza è la ridotta viabilità. Okay. Parliamo di rete. Che si, vabbè, che si ripete. Dai. Opportunità esterne, esportare i prodotti agricoli locali, intesi anche non soltanto quello agricolo, però la maggior parte del prodotto, quindi diciamo, possiamo, della provincia è quello agricolo. Possiamo pensare alla questione del chilometro zero, quindi della produzione su base locale, no, oppure pensi proprio all'esportazione. All'esportazione. Quindi su mercati pugliesi nel mondo, pugliesi nel mondo, quindi prodotti. Sì. Tutti all'estero. Scusa, questo qua Expo prodotti agricoli lo metterei dalle forze interne, e mentre cambierei, diciamo, capacità di penetrazione nei mercati esterni, perché c'è un prodotto marchio proprio per essere accolto nei mercati esterni. Sì, diciamo che in questa fase, anche prima, c'erano alcuni item che potevano essere, no, come dire, inseriti. È chiaro che, essendo il tema un tema un po' particolare, perché riguarda un territorio, no, è facile che si possano in qualche modo anche intersecare le variabili. Noi quello che adesso stiamo cercando di fare è capire quali sono, qual è la percezione dei punti di forza e di debolezza. Ora sì, volendo, però insomma. Come questo è grosso, come tutto questo, quindi quale possibilità. L'esportazione all'estero loro la stanno mettendo come una opportunità, perché probabilmente non è già attiva. È chiaro? Cioè. Se fosse stata una attività di tipo già operativo, probabilmente sarebbe stata individuata come punto di forza, certo, invece è stata individuata, certo, come un'opportunità perché non è operativa. Essendo un territorio fortemente dedicato all'agricoltura, potrebbe. Questo, certo, che avete... sì, sì, che abbiamo individuato nel gruppo è questo, perfettamente, abbiamo centrato. Poi a seguire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, cioè fare rete, dare la possibilità quindi alle imprese di fare rete e poter essere più competitivi, non soltanto con il mercato locale, ma con il mercato estero. Quindi, beh, voglio dire, gli imprenditori, ok. Quindi fare rete tra di loro, non vedersi come competitivi tra di loro, ma fare rete insieme per poter fare forza, cioè insieme. Okay. E poi implementazione delle strutture, intendevamo come gruppo, le strutture magari presenti, come possono essere l'agriturismo, oppure, non so, mi diceva la collega adesso, perché ne abbiamo parlato, strutture turistiche che magari... Vengono... Parli di implementazione, cioè nel senso di sviluppare, ulteriormente, quindi legate, stai parlando del turismo sostanzialmente, di strutture anche legate, e non solo. Non solo, sì. Quindi servizi in genere. Servizi, no. Quindi in realtà formazione. Sì.
sicuramente c'è il turismo. I servizi. Poi sul lato delle minacce esterne abbiamo inserito come prima voce la mafia locale, che comunque forse è già stato ripreso. Chiaramente sì? La criminalità qui era prima, stata inserita sì, come una debolezza, sì, quindi come un aspetto proprio interno al territorio. Ma l'abbiamo messo qua. Ripetiamo. Una forte competitività esterna, quindi esterna dobbiamo essere come estera, cioè quindi magari sulle nostre tavole lei parlava dei cinesi che comunque però inteso anche come prodotto alimentare, magari arriva il prodotto della Spagna quando invece magari possiamo utilizzare con l'olio, per esempio, con l'olio, con que... allora queste l'abbiamo messo come minaccia, quindi vuoi che magari la grande distribuzione organizzata e quindi attraverso questi canali arriva il prodotto estero, per noi quindi lo vediamo come una minaccia, quindi valorizzare più il prodotto locale, quindi i prodotti a chilometro zero, per poter avere quindi un maggiore profitto per noi, insomma un maggiore sviluppo del territorio. E poi abbiamo messo i tagli dei fondi economici, quindi la crisi e poi anche i tagli economici, insomma i fondi, che quindi... Anche il fatto di spacing out, come... Sì, esatto. Quindi anche questo è un aspetto che abbiamo... Grazie. Cedo la parola... Chi è il prossimo? Prossimo. Del vostro gruppo, chi è il portavoce? Io. Allora, in realtà abbiamo ragionato un po' interno e un po' esterno, un po' interno al gruppo e un po' diciamo più allargato fuori dal gruppo, come se fossimo interno al territorio. No. Allora, come punti di forza, devi parlare qui. Come punti di forza le risorse umane, quindi una capacità di forza lavoro altamente variegata, quindi rapporto costo lavoro, quindi fa facilità anche quindi di reclutamento di personale atto a sviluppare, a svolgere vari lavori. Secondo punto dei punti di forza è l'orografia del territorio, un territorio abbastanza pianeggiante, quindi con poche difficoltà sia ai trasporti sia alla creazione, no? Quindi anche l'impianto geologico è abbastanza facile poter costruire o sviluppare eventuali, immaginare eventuali strutture di vario tipo. Altro punto di forza è i collegamenti del territorio però extraregionali, non è difficile arrivare a Foggia. Foggia nella Daunia, sia attraverso sia per la presenza dell'autostrada, sia per la presenza di delle ferrovie che servono abbastanza bene questa zona qua rispetto alle altre zone del meridione. Poi è anche una porta d'accesso ai mercati adriatici, balcanici, che in qualche modo lo possiamo trasportare anche nelle opportunità. Non so se esiste il porto Manfredonia, quindi diciamo i mercati sono facilmente, anche i costi di spostamento verso questi mercati è molto più. Poi abbiamo messo eterogeneità cronologica e culturale della popolazione. Non ho capito, scusami. Cronologica e culturale della popolazione, penso che diciamo c'è una popolazione abbastanza variegata, quindi su vari livelli, sia di età, non c'è una popolazione molto anziana e non c'è una popolazione molto giovane, è abbastanza variegata come età, è abbastanza variegata come livello culturale, quindi qua possiamo trovare abbastanza tutti i livelli, sia dal professionista allo specialista, sia dal
dall'artigiano, culturale, quindi le varie diciamo, professioni sono in qualche modo quasi tutte coperte a livello culturale. Presenza di enti specializzati sia nella ricerca che nella formazione, quindi università, medicina, enti di ricerca agricoli, vari enti di ricerca a vario titolo. Debolezze. Mancanza di centri di ascolto e accoglienza delle richieste. Quindi diciamo c'è una scarsa capacità di confronto tra cittadini e istituzioni. Quindi diciamo molte richieste vengono. Questo l'avevamo individuato come comunicazione interistituzionale, quindi possiamo benissimo farla entrare in quell'item. Mancanza di servizi sociali, quindi nidi, immagino case per anziani, biblioteche, quindi spazi condivisi alla socializzazione anche cittadina, non solo i piccoli cittadini. Una debolezza è la mancanza di collegamenti interni, cioè all'interno della Daunia penso che i collegamenti siano abbastanza difficoltosi. Altra debolezza è l'accesso ai fondi, ovvero la mancanza di strumenti per accedere ai vari finanziamenti, ai vari fondi, a vario titolo. Di competenze di strumenti, di competenza alla conoscenza degli strumenti. Cos'è? Quindi la capacità del territorio di saper approfittare, di conoscere gli strumenti. Quindi ragionando invece le opportunità, ragionando in un'ottica un po' più ampia, e i costi energetici che possono derivare dalle rinnovabili. Cioè un'azienda o chi voglia in qualche modo investire o chi la voglia lavorare qua, sapendo che c'è la possibilità di rinnovabili, può diciamo, propendere su questo territorio perché c'è la possibilità del fotovoltaico, l'eolico e così via. I costi energetici qui sono più bassi? Dovrebbero essere più bassi. Diciamo, c'è la possibilità di autoalimentarsi come azienda, o in qualche modo autoalimentarsi, no, però non sto parlando delle pale eoliche sparse nel territorio, no? Diciamo anche del microeolico, del fotovoltaico e così via. Però dice un'altra cosa. Vabbè, perché è entrato in energia 3. Poi minacce, andiamo subito alle minacce. Io a minacce c'è una presenza di criminalità, microcriminalità, quindi potrebbe essere una minaccia per il territorio. E la mancanza di competenze tecniche in qualche modo si riferisce anche alle debolezze perché c'è la mancanza di strumenti per l'accesso ai fondi, quindi queste. Diciamo mancanza di competenze di alto livello, diciamo arrivato a un certo livello poi si ferma e quindi bisogna guardarsi un po' fuori, quello che dicevi tu, no? Milano. Io metterei anche un'altra cosa qua nelle debolezze. Precisa oppure
parlando di territorio, è chiaro che la fame entra a fare in questo tipo di, come dire, di sconfinamento, no? Però non è uno sconfinamento di tipo metodologico, è uno sconfinamento che state facendo perché stiamo ragionando, appunto, guardate, su una fotografia, adesso qui sta uscendo fuori una fotografia in cui è chiaro, per esempio, il suo punto di vista sul costo energetico è totalmente diverso. Ora, quello che noi dobbiamo imparare a fare è quello di capire che esiste una dimensione interna, cioè del nostro essere interni ad un percorso, ed una dimensione che non dipende da noi, che è legata all'esterno e che, sulla quale noi è difficile che possiamo andare a intervenire con le nostre risorse, o meglio, conoscerla è importante per ritornare al motivo per cui siamo oggi qui, perché probabilmente, appunto, io posso avere una situazione di punti di forza che può essere assolutamente in connubio con delle opportunità e può risolvere dei problemi, cioè dei punti di debolezza. Poi una cosa mi viene in mente ora è il classico digital divide, quindi anche la infrastrutturazione digitale, che è una, possiamo metterlo nelle debolezze, no? E quindi la mancanza di questa capacità anche di poter accedere alle nuove tecnologie da parte di tutti. Quindi anche come sistema di sviluppo per imprenditoriale e di comunicazione. Basta così. Ok, grazie. L'ultimo gruppo, qui chi ha il portavoce? Grazie. Allora, noi come punti di forza abbiamo, come tanti altri, abbiamo individuato sicuramente il settore agroalimentare ed il settore turistico, distinto in varie tipologie, religioso, marittimo, ma anche gastronomico. Ultimamente si sta sviluppando anche molto un turismo del subappennino. Ho indicato anche alcune, anche se non siamo in una zona industriale, ho indicato alcune eccellenze, diciamo, industriali, come per esempio il marmo di Apricena, un'industria, la Lenia per quanto riguarda gli aerei, Sofim per quanto riguarda le auto e per esempio la cartiera. Un altro punto di forza. Sì. Un altro punto di forza è il paesaggio, che in un certo senso attira anche, diciamo, tutto, per esempio, quello che può essere l'indotto cinematografico. Ultimamente stanno girando molti film, proprio adesso ne stanno facendo uno a Monte Sant'Angelo prodotto da Valsecchi. Punti di debolezza, noi abbiamo indicato in genere la carenza infrastrutturale, poiché sia la mancanza di aeroporto sia la mancanza dei collegamenti, soprattutto interni, carganici, ferroviari, e anche se pensiamo sia al Gargano che al Subappennino, anche collegamenti stradali sono abbastanza carenti. Poi abbiamo messo punti di debolezza, sinergie istituzionali e coordinamento, nel senso che non c'è un... faccio una piccola digressione, mancanza di identità territoriale, per poi spiegare meglio quest'altro punto. Mancanza di identità territoriale, nel senso che per esempio noi pensiamo al Salento, che ha fatto dell'identità territoriale un brand. Noi invece la Daunia, per identificare la Daunia, anche per una eterogeneità del territorio, perché nella Daunia comprendiamo il Gargano, il Tavoliere Foggiano, il Subappennino, per questa eterogeneità non c'è una mancanza di identità che diventa un punto di debolezza. E questa mancanza di identità ci porta alle mancanze sinergie istituzionali di coordinamento. Io penso soprattutto ai programmi estivi. C'è una programmazione, magari per una settimana non c'è nulla, e una sera fanno il Carpino Folk Festival e sì, contemporaneamente l'Orsara Jazz dall'altra, quindi una dispersione di forze. E un'altra forte carenza da un punto di vista proprio culturale sono i teatri. Purtroppo, per esempio, Foggia non ha teatri, ha soltanto un teatro aperto provinciale, anche il resto, e quindi comunque
diventa una, si autoprelude da tutto un circuito culturale che comunque ha un suo indotto. Opportunità, noi abbiamo indicato sicuramente l'import-export. E il turismo per noi è anche un'opportunità, diciamo in tesi esterna, e io ho messo rivalutazione zona fieristica sempre da un punto di vista dell'import-export, perché noi abbiamo una contraddizione, abbiamo una fiera che funziona malissimo perché fagocitata dalla fiera del Levante di Bari, mentre per esempio le fiere dell'agroalimentare, se pensiamo all'ultimo Euro Made in Food, avevamo il problema inverso, erano più buyers che sellers. Quindi sì, in questa qua tra le opportunità, le minacce, vabbè, Stato abbiamo indicato un po' come crisi, quindi riprendendo quello che avevano già detto i nostri colleghi, gestione clientelare, una errata gestione anche dei fondi europei. Poi ho usato questo termine che è stato coniato dal nostro governatore foggianesimo, che sia una minaccia che un punto di debolezza. Mi spiego, questo termine venne utilizzato dal governatore Vendola nel momento in cui alcuni consiglieri regionali locali si lamentavano della mancanza di attenzione e di fondi diciamo della regione nei confronti del territorio foggiano, veggasi pure la questione aeroporto. Quindi questa sì, sicuramente una minaccia esterna, nel senso che non possiamo fare nulla, però il foggianesimo poi porta anche una sorta di sindrome di Cenerentola, e quindi ci si sta fermi a lamentare. E se guardiamo le statistiche, però, noi siamo anche quelli che statisticamente nel territorio regionale produciamo meno domande di progetti. E quindi diventa sia una minaccia esterna che un punto di debolezza interno. Minacce paesaggistiche, sempre come minaccia esterna, soprattutto di tutela del paesaggio. Se pensiamo per esempio a tutta la questione della trivellazione delle isole Tremiti, oppure la mancanza di vincoli paesaggistici che possono creare una deturpazione del paesaggio, se pensiamo a tutta quell'altra questione invece delle paleoliche. Penso di essere stato sintetico. Oltretutto sono un fenomeno che appunto, per esempio, per ritornare a questo tema, sta andando a incidere molto sui terreni agricoli, no? Per cui ci sono zone dove in realtà intere produzioni stanno scomparendo perché i contadini preferiscono affittare il terreno alla società di turno per installare il fotovoltaico. Lo stanno facendo nel primitivo, insomma, a Brindisi c'è una situazione fortissima su questo tema. Non a Foggia. Già fatto tutto a Foggia. Sì, infatti. Anche arrivando, dico, si vede proprio che sei in Puglia, nel senso, no? Anche a livello di pale. Allora, questa, come dire, è la fotografia dove, come vedete, abbiamo cercato di selezionare con dei pallini quelli che sono gli item che hanno riscontrato, diciamo, più successo, tra virgolette, nel senso che per esempio il turismo è un item che è stato individuato come punto di forza. Questo è peggio, eh? Allora, perché è utile uno schema di questo tipo? Perché guardate come tutte le cose, insomma, che vengono fatte con un pezzo di carta, è lampante immediatamente l'esito del lavoro. Vedete che il turismo, per esempio, è stato individuato da tutti e quattro i gruppi, non a caso a quattro gradimenti, da tutti e quattro i gruppi come un punto di forza. Questo cosa significa? Significa è un indicatore che mi dice appunto che sicuramente un punto di forza di questo territorio è il turismo. L'agricoltura è stata individuata da tre gruppi come un punto di forza. Guardate. Le tradizioni,
no? Sono comunque un punto di forza e sono state individuate come tali da, da due gruppi su quattro. Le energie rinnovabili sono state individuate come un punto di forza. Il polo universitario, inteso come appunto eccellenza della formazione, è stato individuato come un punto di forza da due gruppi su quattro. Che cosa succede con gli altri? Beh, gli altri sono degli indicatori che vengono fuori e che non hanno, come dire, sono stati, non vengono considerati, diciamo, tali da tutti. Quindi ciascuno ha portato un proprio punto di vista. Io che cosa faccio in questa fase? In questa fase mi limito a evidenziare, come primo passaggio, quelli che hanno comunque un indice di gradimento più elevato, è chiaro. Passando alle debolezze, noteremo subito che due problemi sono stati individuati. Il primo è quello della comunicazione. La comunicazione è intesa come comunicazione interistituzionale. Il collegamento, quello che ci diceva il nostro amico adesso, fra enti, fra pubblico e privato, fra amministrazioni, fra comuni e fra territori, probabilmente. Il tema che dicevi tu dell'offerta culturale variegata è sicuramente un tema di grande mancanza di comunicazione. E il secondo item è quello dei collegamenti. Guardate, i collegamenti vengono visti da tutti come un problema reale. Vi ricordo qual è il, vabbè, adesso l'abbiamo, qual è il nostro obiettivo di questa SWOT? È la creazione di posti di lavoro. Partiamo da questo, noi stiamo rispondendo a questo tipo di obiettivo, è chiaro? Quindi collegamenti e comunicazione. Il secondo aspetto è quello della criminalità. C'è un aspetto di criminalità che viene evidenziato da ben due gruppi. La criminalità ritorna fortemente nelle minacce. Guardate, sta qui con tre. Quindi la criminalità è chiaro che è considerato un aspetto fortemente, è un elemento di debolezza ed un aspetto esterno fortemente problematico, è presente, nel senso che la percezione di tutti è una percezione che qui, che in alcuni aspetti di della vita di questo territorio c'è della criminalità. Vado avanti, le opportunità, guardate, il turismo che è stato ovviamente, per rispondere a te, inserito sia nella colonna dei punti di forza che nella colonna delle opportunità. Nella colonna delle opportunità ha avuto tre gradimenti, nella colonna dei punti di forza ne ha avuti quattro. È chiaro che il turismo è un aspetto essenziale nella creazione di posti di lavoro in Daunia. L'esportazione all'estero è un altro item, l'import-export, è un altro item che ha ricevuto due gradimenti. E qui poi c'è questo della Puglia Film Commission. La Puglia Film Commission che comunque è un, come dire, uno strumento che sta decisamente creando opportunità lavorative in Puglia, che viene visto quindi come un'opportunità da ben due gruppi. Andiamo avanti, per quello che riguarda appunto le minacce, beh, c'è la crisi, tre gruppi l'hanno individuata, la crisi intesa anche come assenza di fondi, l'instabilità politica ha avuto due gradimenti, i pochi aeroporti dove si vanno sicuramente a inserire? Beh, si vanno a inserire qui, perché noi qui abbiamo un tema dei collegamenti, guardate che era appunto un tema legato alla colonna punti di debolezza che ritorna anche qui. E quindi in qualche modo non lo seleziono, già c'è. Queste, come dire, sono gli item che hanno ricevuto maggiore gradimento da più gruppi. A questo punto, quello che noi dobbiamo fare, e che lo faremo sicuramente nella seconda parte del pomeriggio, cioè adesso c'è la pausa, è prevista la pausa, quello che noi faremo, che cos'è? È lavorare su questa fotografia
ed individuare, chiamare, come dire, queste problematiche, quelle che sono considerate delle problematiche, le debolezze, chiamarle come delle problematiche, no? Cosa sono i punti di debolezza? Sono probabilmente dei problemi, no? Cosa sono le minacce? Sono sicuramente degli aspetti problematici. A differenza dei punti di forza e delle opportunità, che non sono considerati in termine negativo, ma possono essere considerate come uno strumento per trasformare che cosa? I problemi in opportunità, o per affrontare i problemi e per uscire dal collo di bottiglia di una situazione di problematicità. Alcune di queste problematicità riguardano aspetti estremamente macro, guardate, i collegamenti, la mancanza di aeroporti, quella che voi chiamavate l'infrastruttura generale, no? È chiaro che come si va ad intervenire su una situazione di infrastruttura generale? Volendo ci sono le opportunità per intervenire su una infrastruttura di questo tipo. Domani vedremo per esempio che nel nuovo bilancio 2014-2020 la CEF, che è questa linea che riguarda l'infrastruttura in Europa, l'Unione Europea destina circa, insomma, un buon 30% del proprio budget è destinato proprio a fare in modo che i territori periferici dell'Europa vengano dotati di infrastrutture che permettano quindi che cosa? Tutta una serie di operazioni. Come faccio a fare l'import-export se non ho una infrastruttura che mi permette per esempio di avere un interporto o di avere degli snodi che possano rendere i trasporti sostenibili, efficienti e soprattutto poco cari, perché altrimenti ho l'import-export, se il costo di trasporto è elevato non lo posso fare, no? Quindi quello che noi vedremo oggi pomeriggio è in che modo lavorare con un altro strumento che si chiama appunto albero dei problemi e come trasformare l'albero dei problemi nell'albero degli obiettivi, utilizzando chiaramente questa fotografia, cioè noi prenderemo in prestito, no, da questa fotografia gli elementi principali che sono venuti fuori dalla vostra percezione, siete stati voi in qualche modo a redigere questa fotografia, e lavoreremo su un nuovo strumento che ci permetterà appunto di entrare nella fase successiva, che è quella proprio della formulazione. Io devo in qualche modo individuare, a partire dai punti di forza e dai punti di debolezza, quali sono i problemi che ho per realizzare un determinato obiettivo e in che modo posso affrontare questi problemi, li posso in qualche modo modificare facendoli diventare degli obiettivi. È chiaro? Sarà chiaro chiaramente facendolo. Utilizzeremo uno strumento che è uno strumento previsto dal Project Cycle Management e che quindi l'Unione Europea, come dire, ci indica nel famoso ciclo di fare a un certo punto, bisogna fare questo esercizio, e lo faremo però su questa problematica, che è quella che è venuta fuori oggi. Chiaramente questo lo faremo però dopo la pausa pranzo. Allora, l'idea era di rivederci alle 3, in maniera che così abbiamo l'opportunità anche di riposarci un attimo e di stare qui poi dalle 3 fino alle 6. Vi pregherei però di essere puntuali, e perché insomma anche oggi la tabella di marcia, insomma, ci richiama un po', ok? Tu vai via?